nato nel 1947 a Roswell, e da allora sto mano a questi signori della CIA e dell'FBI. Cioè lei sì, in realtà... Sono alieno, allora, però diciamo, non siete in su... pratica, vedi, questi mi hanno lei fatto un alieno. Praticamente io ho il DNA alieno, però comunque con una manipolazione estetica terrestre, umana. Cioè, in realtà il suo DNA è alieno, ma alieno, cioè, non generalizziamo, perché poi alieno di quale pianeta? Cioè, c'è un pianeta, sì, in particolare. Si chiama Zeta Reticuli, dista 37 anni. Zeta? Reticuli. Zeta Reticuli. 37 anni luce dalla Terra. Zeta Reticuli si trova più o meno nella Via Lattea, a che altezza? Se, la galassia si chiama Via Lattea. Giusto per capire. Mm-hmm. È giusto. Giusto per dare un, diciamo così, prima di Marte. Dopo, cioè, dopo il sistema solare, subito dopo, cioè è quasi vicino al sistema solare. Però subito dopo, andando dritto, oppure è giusto per dare le informazioni esatte. Guarda, io ti dico questo. Io sono l'alieno superstite dell'incidente del 2 luglio del 1947 a Roswell, nel New Mexico. E da allora poi trovato qui da noi, perché diciamo, la CIA, l'FBI, l'MG12 praticamente mi hanno occultato in Italia e mi hanno poi cambiato una sorta di metamorfosi, in quanto mi hanno fatto trapianti mani e piedi. Se no io, Massimo, è vero che sono alieno? Massimo pure lo sa. Lo sa. No, ma noi sappiamo. No, ma io ormai, praticamente, sa qual è il problema? Che io devo ormai essere, come dire, ormai al centro di tutto, perché mi hanno detto gli alieni che se voi non accettate la verità degli alieni, loro mi vengono a prelevare, gli alieni, mi prelevano a me, che sono il capo, e automaticamente il giorno dopo vi attaccano. Ci attaccano gli alieni. Quindi siamo a rischio. Sì, finché ci sono io non vi attaccono, perché io garantisco la pace. Ho capito. Dai, però siccome che loro sono insoddisfatti, perché... Sì. Voi non volete accettare la verità, nel senso che... Ma cioè, non faccia di tutto un'erba un fascio. Io l'accetto, però no, voglio dire... Il sistema terrestre è fondato sulla mistificazione, sulla falsità. Abbi pazienza, quindi, signor praticamente... Alieno, cioè, se voglio dire, facciamo un esempio, ci sono quelli che non credono e quelli che credono, però lei, signor Alieno, mi deve intercedere per quelli che credono, cioè, sì, voglio dire... E quello è quello che sto facendo, perché non sto parlando, dicendo... Sono d'accordo, però se vengono distruggono tutto, abbi pazienza, e poi anche quelli che credono... Ma scusa, ma gli alieni non sono come i terrestri. Quindi praticamente loro sono un'altra cosa, loro sostengono gli alieni che hanno creato il genere umano, quindi non esiste Dio, esistono gli alieni che hanno creato l'essere umano, dopodiché l'essere umano non ha voluto aderire alla verità oggettiva degli alieni e si è, come dire, messo in un brutto guaio, accettando che cosa? La mistificazione che è in atto. La mistificazione che in atto significa poi in effetti tutta la falsità possibile. Dopodiché gli alieni, arrivati al punto in cui siamo adesso, hanno deciso di dare un ultimatum tramite me. Quindi o voi accettate la verità oppure loro mi vengono a pigliare a me e vi attaccano. Ma lei come si tiene in contatto con loro? Cioè, io sono alieno, non hai capito? Ho capito, l'ho visto. Non si muovono. Cioè lei si mantiene in contatto, cioè fa dei report? Sì, ma io questo non te lo posso dire però. Vabbè, giusto per comunque capire. Sto in contatto con gli alieni. Cioè lei per esempio ogni tanto manda delle... Sto in contatto con gli alieni, te lo posso garantire. Lei guarda anche la televisione come in qualità di alieno o non... Sì. Cioè, non vedo 8 ore al giorno la televisione, perché fanno programmi tutti sugli alieni, tipo cartoni animati, tipo telefilm. E dei reality, l'ultimo, che cosa ne bello, pensa? Dei reality sono un po' alieni. Reality, no, la sono fattoria veramente una esibizione di vanità, di ignoranza, di imbecillità e anche di una sorta di delirio di onnipotenza. Ma anche la fattoria? Sì. Ma come la fattoria? Caro mio, pare che io sono Barbara D'Urso, voglio dire.
Alvaro Vitali. Comunque io devo scappare che c'ho da fare. Leopoldo Mastelloni, voglio dire. Lo so, vabbè, ma è il delirio dell'onipotenza che li fotte, perché loro, anziché parlare di cose serie, stanno a scimmia e quindi vabbè, ma glielo dica agli alieni, la fattoria almeno, voglio dire, vabbè, è carino. Il problema è che dovete accettare la verità. Ci vediamo, cioè, io devo scappare. Ma, signor alieno, signor alieno, almeno la fattoria, voglio dire, insomma. Scusa.